The History of EC Comics per Taschen, a cura di Grant Gassman. Questo libro, fantastico anche questo, è la storia di questa casa editrice. Il libro ha la sovraccoperta, ha il segnalibro e soprattutto la cosa più importante e la novità che possiamo apprezzare in questi nuovi XL è il fatto che conosciamo la tiratura, sono 5.000 copie, e conosciamo il numero di ciascuna copia. Per esempio, quella che stiamo vedendo insieme è la copia 2194. Come dicevo, questo libro è la storia della EC Comics. La EC Comics, Entertainment Comics, significa fu fondata da Max Gaines, che la fondò grazie ai proventi che fece vendendo una quota della società che aveva in quella che poi sarebbe diventata la DC Comics. Il libro è diviso in vari capitoli, si apre appunto con il capitolo dedicato alla direzione del mitico Max, il quale mitico Max pubblicava fumetti all'inizio ispirati alla storia della Bibbia oppure per i bambini. Quindi queste sono le sue prime tavole. A Max poi successe il figlio Billy, perché Max ebbe un incidente nautico improvviso, quindi giovanissimo William Gaines si trovò a dirigere la casa editrice e subito si circondò da grandissimi editor e disegnatori e quindi diede vita a questa casa editrice particolare nel suo genere, perché ecco, abbandonò i disegni per bambini e si buttò insomma anima e corpo nei fumetti per adulti. Fumetti per adulti, quindi ecco, fumetti per adulti che quindi genere horror, la science fiction, ecco, questa è sempre la parte, andiamo più avanti, genere horror, genere di guerra, come si dice, fantascienza, e andava a gonfie vele tutto, se non che poi si imbatté nella censura americana. Intorno agli anni 50 uscì un libro famoso, The Seduction of the Innocent, ad opera di uno psicologo, il signor Frederick Wilhelm, il quale iniziò a dire che i fumetti rovinavano la gioventù. Quindi si scatenò tutta una sorta di caccia alle streghe, simile a quella che viveva Hollywood nello stesso periodo, e gli editori furono obbligati a passare questa sorta di censura e i distributori non distribuivano fumetti che non avessero superato, diciamo, la prova della censura. Quindi la casa editrice subì un notevole, come posso dire, stop, le vendite calarono proprio a causa di questo intervento pesante della censura, però continuò ad andare avanti, soprattutto con la rivista Mad Magazine, che era particolarmente apprezzata perché, ecco, qua inizia la parte dedicata a Mad Magazine, Don't Go Mad, Get Panic. Perché si occupava di attualità, ironizzava su tutto, non si tirava indietro nel prendere in giro, nel non essere politically correct. Quindi un excursus completo in questo libro su quello che è stata la EC Comics, che non esiste più, esiste solo la rivista Mad Magazine, che fra l'altro è pubblicata da DC Comics. E la cosa molto interessante che mi piace di questo libro è che ci sono in fondo, c'è una sezione tutta dedicata alle copertine delle testate che sono uscite, quindi gli appassionati qui possono veramente ritrovare tutte le pubblicazioni che sono uscite sotto la casa editrice EC Comics, copertina per copertina, testata per testata, si ripercorre tutta la storia anche in questa maniera. Quindi, ecco qua la copertina principale, The History of EC Comics per Taschen.